dall'isola di Lefkada in Grecia verso le coste del sud Italia. La guardia costiera ellenica ha soccorso 29 migranti ed è la prima volta che viene intercettato un barcone salpato dalle coste elleniche diretto in Italia, l'effetto tangibile della chiusura della frontiera dell'ex Repubblica di Macedonia. A bordo dell'imbarcazione c'erano anche due bambini di 4 e 5 anni. La nazionalità dei migranti non è stata resa nota. Intanto fanno il giro del mondo le immagini dell'ennesimo bimbo che ha trovato la morte nel tentativo di raggiungere l'Europa. L'immagine è stata diffusa dall'ONG tedesca Sea-Watch, che ha recuperato il corpo del bambino di non più di un anno venerdì scorso al largo della Libia. La tragedia delle persone che muoiono nel Mediterraneo continua, dice un membro dell'organizzazione umanitaria. Questa fotografia speriamo abbia lo stesso effetto di quella di Aylan, il bimbo turco. Spero che ci sia qualcuno che rimanga colpito da questa immagine, perché bisogna rendersi conto che come europei dobbiamo ritenerci responsabili per questa situazione. Le condizioni venutesi a creare in Grecia dopo il blocco delle frontiere e l'ipotesi di una nuova tratta aperta dagli scafisti non fanno che aumentare i fronti caldi per l'Italia, già impegnata nel monitoraggio del braccio di mare tra Libia e Lampedusa.